L'idea nasce dalla rassegna che abbiamo fatto di cinema dedicato, diciamo, alle pellicole prodotte in casa, quindi ai registi di cinema indipendenti che abbiamo nella nostra città. E così, dialogando con il dottore Grasso, che è un coordinatore, diciamo, della rassegna Cinema sotto le stelle, insieme alla dottoressa Corrao, che invece si occupa di teatro, di arte e di musica, nasce l'idea di fare un premio da dedicare interamente a quelli che sono, diciamo, gli attori, gli artisti, i registi della nostra città. Sono tanti, è un mondo, diciamo, spesso non dimenticato, ma è sottomesso rispetto a quello che è il mondo dell'arte, della cultura, della musica. E in quest'ottica abbiamo ideato questo premio, che vogliamo assegnare non soltanto comunque a coloro i quali in questo momento si occupano di cinema e di teatro a Messina, ma anche a coloro i quali sono scomparsi. Pensiamo infatti ad Adolfo Celi, abbiamo invitato i familiari di Adolfo Celi, di Massimo Mollica e di Dano Cimarosa, anche per dare un premio alla carriera a questi nostri a quei messinesi che sono, diciamo, sono spesi in questo mondo del cinema, che hanno portato lustro anche alla città di Messina con pellicole importanti. Ricordo Adolfo Celi, fece Sandokan, piuttosto che Zecchinetta, Dano Cimarosa, diciamo dei personaggi che comunque hanno accompagnato il mondo del cinema, ci hanno accompagnati nella nostra crescita con le loro